Come ogni giorno, eccoci qui nel salotto di Chiacchiere e Caffè. Vi ricordo importantissimo e ve lo dico sempre il nostro indirizzo mail, chiacchierecaffè chiocciolatelechiara.it. Fondamentale per mettervi in contatto con noi, per darci tutte quante le vostre segnalazioni, dirci di che cosa vorreste parlassimo e soprattutto porre i, que porre i quesiti ai nostri esperti, veterinario e avvocato. Allora, oggi, eh, oggi avevo voglia di una di quelle puntate di relax, una di quelle puntate di benessere che ti fanno star bene. Infatti, oggi saranno chiacchiere di relax e benessere e andremo a conoscere una realtà molto molto particolare. Infatti sono qui in compagnia di Massimiliano Catto che è direttore dell'hotel Mamma Margherita. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno a lei. E di Enzo Michelon che è il responsabile del reparto cure dell'hotel che ci dirà tutto sulla fangoterapia. Buongiorno a lei. Perché io ho proprio bisogno di questo benessere e relax, quindi lei dopo mi dovrà dire tutto sulla fangoterapia. Benissimo. Ma iniziamo da Massimiliano, allora, innanzitutto Hotel Mamma Margherita, una struttura importante. Dov'è? <coughs> dove si trova? Qual è la sua storia? Allora, l'Hotel Terme Mamma Margherita <coughs> si trova in località di Monte Ortone, tra i comuni di Abano e di Teolo. Siamo ai piedi dei Colli Uganei, in una zona tranquilla, immersa proprio nel verde, nella natura. Di relax, proprio. Di diciamolo. relax e di pace. Quindi, eh, da un certo punto di vista, eh, avere, essere sotto il colle di Monte Ortone eh, porta i suoi grandi benefici anche per quello che riguarda l'aria che si va a respirare eh, questo verde è importante soprattutto per chi ha bisogno di trovare un po' di tranquillità e di pace con la grande frenesia che, che, che ormai la nostra vita ci porta lontano anche luogo, dallo smog cittadino sicuramente, soprattutto sicuramente perché qui vedo una struttura veramente immersa nel verde sì sicuramente quindi eh, questa nostra struttura è composta essenzialmente dall'albergo termale, l'Hotel Mamma Margherita e le terme San Marco che sono eh, un ex monastero del 1400. Ah, quindi una struttura con una lunga storia alle spalle? Sì, sicuramente. Il monastero diciamo che è legato un po' alla storia di, di Monte Ortone, eh, soprattutto al, al santuario della Madonna eh, della Salute che è a fianco al monastero. Ha origini dai primi anni del 1400, e successivamente, poi un po' con, con la storia, è passato poi è diventato albergo eh, nel 1800. Successivamente, i salesiani l'hanno acquistato da una famiglia ebrea e ne hanno fatto eh, uno studio di teologia. Quindi era nato per come era in qualche modo il senso dei salesiani, cioè la formazione. Successivamente, invece, un po' come è normale che sia la riduzione certo. de, 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 dei ragazzi, eh, è diventato hotel termale, quindi Terme San Marco effettivamente era uno stabilimento termale. Quindi si è pensato anche di sfruttare questa ricchezza proprio del territorio? Del territorio, anche perché eh, la, nostra, la nostra fonte è una delle fonti più vecchie, diciamo le fonti termali più vecchie che è quella della Vergine. Eh, importante poi capire che a fianco alle Terme San Marco è nato l'hotel Terme Mamma Margherita, perché? Perché effettivamente una volta si utilizzava le Terme San Marco per fare le cure termali ai sacerdoti, uh -huh. ma giustamente le religiose avevano bisogno anche loro anche di un loro po' veramente. di benessere, un po' di relax, e appunto per quello eh, negli anni 50 fu costruito l'hotel termale Mamma Margherita. Ecco, questo essere immersi nel verde direi che è un notevole valore aggiunto. Sicuramente, eh, sicuramente sotto tutti i punti di vista perché comunque, eh, come dicevo prima, eh, è importante e fondamentale che una persona non venga in una struttura soltanto perché all'interno fa e vive un momento di benessere, ma che intorno abbia sicuramente eh, un habitat, un ambiente che gli dia questa ulteriore serenità e questo sudellone. Ecco, non serenità. dimentichiamo si è si immersi nel verde pare di essere quasi distaccati dalla frenesia della città, però è facilmente raggiungibile da tutti quanti i principali centri urbani. È S giusto proprio sì. a portata di mano. Sicuramente, infatti sapete che eh, siamo a 10 km da Padova, ma a mezz'oretta da Vicenza, quindi effettivamente eh, dico sempre: se uno vuole staccare anche una giornata, diventa molto veloce e molto semplice raggiungerci. E, e poi a, non è da sottovalutare che i colli ugani sono sicuramente una grande risorsa di aria buona. E quindi... Di sicuro. Ecco, eh, quando parlavamo al telefono e eh, mi stavi illustrando appunto le bellezze dell'hotel Terma e Mamma. Margherita mi hai proprio detto, ciò che ci contraddistingue, ciò su cui ci piace puntare è proprio l'ospitalità, l'accoglienza quasi di carattere familiare, cioè uno deve un po' sentirsi in famiglia, sentirsi a casa. Sì, diciamo che è sicuramente una particolarità dei salesiani. Quando si parla di salesiani si parla molto spesso di famiglia dei salesiani, no? La famiglia di Don Bosco. È quello che noi cerchiamo di dare ai clienti che vengono lì. Abbiamo clienti storici che vengono quasi dall'apertura <ride> della mamma Margherita e continuano a venire vuol dire che stanno bene, eh vuol beh, dire certo. che non stanno bene e questa familiarità è quella appunto che fa sì che le persone eh, vanno via quasi dispiaciute perché? perché lasciano un ambiente che le ha fatte sentire appunto a proprio agio, che le ha fatte sentire in famiglia, come è giusto che sia in un ambiente che deve accogliere persone soprattutto che hanno bisogno di cure, che hanno bisogno in qualche modo di, di sentirsi a proprio agio. Ecco, oltre eh, all'importanza delle terme, però anche un hotel dotato di ogni comfort, perché giustamente uno vuole anche stare comodo. Eh, mi accenni brevemente quali sono i servizi offerti? Sì, oltre alla parte riguardante appunto le terme, quindi la piscina, piuttosto che i massaggi, piuttosto che l'aerosol inalazioni o la parte riguardante i fanghi, eh, è un hotel dotato di i classici servizi eh, con eh, l'aria condizionata in stanza, il telefono, la televisione. Oltre a questo abbiamo un ottimo servizio di cucina con una ampia scelta di primi, di secondi, con un, dei grandi buffet, soprattutto di verdure, perché soprattutto mentre si sta facendo le cure è importante certo. eh, idratarsi, diventa importante anche poi sicuramente creare tutta un'altra serie di attività che sono supplementari a quello del classico albergo. Quindi per esempio? durante la settimana organizziamo uscite eh, nei luoghi storici della zona piuttosto che serate in compagnia, piuttosto che poi serate culturali, cioè cerchiamo di dare tutta una serie di attività che permettano ai clienti di non sentirsi mai soli, di non sentirsi mai <ride> tranquilli, ma che possano e di eh, non annoiarsi mai. riempire la settimana di tante opportunità. Ecco, perciò quindi eh, benessere sia dell'anima, però anche questo senso ludico, questa voglia di stare insieme, proprio questa voglia di divertirsi. Ma, mamma mia, noi intanto stiamo vedendo queste immagini strepitose, ma è una tortura vedere questo buffet a quest'ora. <ride> sì. E quindi appunto stavamo parlando di eh, questo voler... Coccolare i vostri ospiti da ogni punto di vista, dal punto di vista spirituale a quello più ludico, a quello culinario e a quello importantissimo del benessere, giusto? Che è un po' il vostro fiore all'occhiello. Sicuramente. Ecco, e. Prima, sempre eh, finché parlavamo, giusto prima di iniziare la nostra puntata, eh, mi dicevi che eh, voi utilizzate gli ingredienti di cui è fatto il mondo per il benessere della persona, però nel rispetto dell'ambiente. Sicuramente. Cosa, cosa significa questo? Eh, nella ampia ristrutturazione che è stata fatta quest'inverno abbiamo cercato di puntare su quelli che sono gli elementi fondamentali per cui il nostro mondo vive. Ecco, andiamo lì proprio a vedere sì, in dettaglio. Eh, in particolar modo il fuoco, uh -huh. perché eh, la nostra struttura si è, eh, ha creato nel, nel tetto un grosso, un grosso impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, abbiamo utilizzato l'aria perché il rivestimento del nostro, del nostro hotel è fatto con una parete particolare chiamata parete ventilata che ha una grossa eh, un possibilità di risparmio energetico. La parte riguardante l'acqua, perché sicuramente è una struttura che vive con l'acqua, dalla piscina termale piuttosto che i bagni termali, e soprattutto il riscaldamento, perché si vive con un sistema di scambiatori che permette di riscaldare, tra virgolette, gratuitamente eh, il nostro hotel. E l'ultima parte invece che riguarda la terra, perché il fango <ride> è la nostra risorsa di vita. Quindi possiamo dire una struttura che non si è imposta sul paesaggio che non l'ha aggredito ma che ha cercato di integrarsi in essa? Sì, sicuramente. È importante capire che ormai non si può più chiudere gli occhi e far finta di niente, ma è importante anche vedere che ci sono delle tecnologie e dei sistemi che ci permettono di avere quei famosi risparmi energetici che fanno un po' bene a tutti. Ed è una cosa importante che... Ed è particolare che i nostri clienti per primi li notano e li apprezzano su queste cose. Ah, quindi questa salto è una cosa che è molto seguita dai clienti, sicuramente. Cioè apprezzano il fatto per esempio del pannello fotovoltaico piuttosto che del risparmio energetico, cioè, quindi siete andati diciamo con una politica che vi ha dato ampi consensi? Sì sicuramente, è importante anche capire che eh, cerchiamo anche di creare un rapporto con i clienti da questo punto di vista. Giustamente lei prima diceva eh, riposo mentale, fisico. Un altro elemento importante è la parte spirituale, perché effettivamente eh, è importante dire che nella nostra struttura cerchiamo anche di creare quei momenti di spiritualità in cui la classica messa celebrata ogni giorno nella piccola cappella che c'è, piuttosto che i momenti appunto di incontro con un sacerdote. Quindi cerchiamo in qualche modo anche di rendere i clienti partecipi di tutta la nostra struttura per far sì che che noi, cresciamo anche noi come struttura in funzione anche di quello che il cliente ci va a richiedere. Che possano quindi viverla proprio a pieno. A pieno. E anche questo servizio religioso è molto apprezzato, so, dai vostri clienti, è molto richiesto. Guardi, c'è stato quest'anno quasi eh, una piccola rivoluzione perché eh, la, la cappella era situata in uno spazio e per dare maggior dignità l'abbiamo spostata in uno spazio molto più ampio e più luminoso. Però inizialmente, quando i nostri clienti non hanno visto la cappella, <ride> si sono preoccupati, perché sono logicamente, dove l'avete messa, qua avete, avete cambiato un po' le cose, <ride> e quindi l'abbiamo spostata in un luogo molto più dignitoso, che ha un panorama splendido. E ha... Ecco, la, mi pare che la stiamo proprio sì, vedendo no. nelle immagini. Ecco, quindi se è stato necessario un luogo più grande significa che è un appuntamento molto seguito dai vostri ospiti. Sicuramente. Eh, la Santa Messa che celebriamo ogni giorno ha sicuramente un'importanza molto grande, ci sono molte volte i nostri clienti che si organizzano e fanno la recita del Rosario, quindi. È una struttura che ha una sua identità e che viene vissuta profondamente. Che viene vissuta e, e che viene in qualche modo condivisa anche fra le varie persone. E questo anche sono momenti importanti per far sì che si crei famiglia, si crei gruppo certo. all'interno della struttura. Beh, adesso è arrivato il momento di parlare dei fanghi. Io, signor Michelon, lancio brevissimamente la pubblicità e dopo lei mi deve dire tutto sulla cura e del, sulla cura, sul benessere, su tutte quante queste terapie. E allora voi da casa non cambiate canale, poca pubblicità e poi ancora qui nel salotto di Chiacchiere Caffè. Qui ancora nel salotto di chiacchiere caffè, mi raccomando non mi stancherò mai di ripetervelo. Segnatevi chiacchierecaffè importantissimo indirizzo mail per comunicare con noi. <coughs> Diteci tutte quante le vostre segnalazioni, fate le domande ai nostri esperti e noi puntualmente risponderemo. Allora, oggi una di quelle puntate che come vi avevo detto fa proprio davvero bene all'anima e al corpo. Stiamo parlando dell'hotel Terme Mamma Margherita, una puntata quindi di relax e benessere in compagnia di Massimiliano Catto che ne è il direttore. E in compagnia di Enzo Michelon, che è responsabile del reparto cure. E proprio il signor Michelon io adesso chiamo in causa, perché appunto il vostro fiore all'occhiello sono tutte quante le terapie che vengono offerte. Partiamo subito da un caso pratico. Io guardi, sono tremendamente raffreddata, cosa posso fare? Benissimo, deve venire Ci a fare l'inalazione e l'aerosol, certamente. Ecco, quindi inalazioni e aerosol, perciò non solo fanghi. Non solo fanghi anche se il nostro punto di forza è proprio la fangoterapia. Ecco, e io so poi che la fangoterapia ha anche insomma, una bella storia, sono delle origini particolari, dopo c'è tutto un processo di maturazione dei fanghi, me ne vuole Certa, parlare un po'. Certamente, il fango ad Abano è presente da moltissimi secoli, parliamo del 7-800 a.C. Ovviamente eh, le cose attualmente sono cambiate nella metodologia, eccetera, ma l'unica cosa che ci lega ancora e è appunto questo eh, chiamiamolo cordone ombelicale col passato perché ancora adesso, ancora oggi prendiamo il fango in questi laghetti che una volta eh, erano molto più numerosi, ma che adesso praticamente eh, sono quasi tutti eh, spariti, c'è solo questo di Arqua Petrarca dove gli alberghi eh, si approvvigionano dal fango. Fango che viene portato con dei cami particolari e viene messo in apposite vasche che ogni albergo dispone per la cosiddetta maturazione, ossia per arricchire questa argilla azzurra di questo laghetto con eh, un insieme di alghe, cioè con l'acqua termale. Eh, quindi dall'unione eh, dell'argilla azzurra e da quest'acqua termale nasce un terzo elemento che è una sostanza altamente antinfiammatoria e antidolorifica che viene prodotta praticamente dalle alghe, da un discreto numero di alghe, ma in modo particolare da dei cianobatteri. Eh, in modo particolare l'ETS05 si chiama, che è uno studio anche recente, che è appunto, è un, è un, produce una sostanza altamente antinfiammatoria e antidolorifica. Ecco perciò, Questo, quindi non è che basta prendere il fango, assoluta, lo prendo e lo uso, c'è tutto no, un no, procedimento assolut di Assolutamente no, appunto, perché se il fango non è maturo non risponde a eh, benefici, voglio dire. Eh, ecco, qui stiamo proprio vedendo questi processi che riguardano il sì, fango. Sì, beh, questo vuol dire che era già un fango maturo, viene adesso prelevato, l'ha detto, e viene poi portato dentro il, nel reparto. Cure. Ecco, eh, mi stupisce tutto quel vapore, di che temperature parliamo? Ecco, l'acqua termale la nostra arriva sui 75 gradi, ah, quindi che non è tra l'altro la più calda perché. Ad Avono esiste un pozzo che arriva a 87 gradi, ma non è importante, l'importante è che superi almeno i 60-65 gradi. Ah, quindi quello deve essere la soglia minima? Eh, sì, perché poi con la dispersione del calore, eccetera, non ce la farebbe a eh, tenere caldo il fango, eccetera. Quindi c'è bisogno di almeno que quelle temperature. Ecco, Una... eh, possibilità quindi di prendersi cura eh, del proprio corpo attraverso queste. Eh, cure con il fango e come si esegue proprio l'applicazione del fango? Innanzitutto eh, quando arriva il paziente eh, deve eh, passare una visita medica perché c'è un medico responsabile in ogni albergo, dopodiché eh, noi applichiamo direttamente eh, sul corpo dove il medico ha prescritto, applichiamo questo fango a una temperatura che può variare. Ecco, come si vede la preparazione, una temperatura che varia a seconda della persona, perché ognuno di noi sopporta una temperatura diversa, diversa. e quindi va dai 43 ai 46 gradi. Perciò Viene... c'è cioè, un medico che prescrive, quindi stiamo parlando di eh, una vera e propria certamente, cura, non certamente. è un qualcosa che uno fa a fini estetici. No, assolutamente. Eh, chiariamo in questo caso, bene questa differenza. Appunto, in questo caso è una vera e propria cura. Dopodiché, una volta coperto il paziente e dopo aver passato naturalmente il tempo prescritto sempre dal medico, questo paziente viene tirato fuori, diciamo, pulito con una doccia e poi passa in una vasca per fare il bagno con l'ozono, che è una. Ecco, qui infatti vediamo anche che il paziente viene poi avvolto. Viene avvolto in questo cielo. lenzuolo, sì, e la coperta, giusto perché inizia il processo della sudorazione, eccetera, eccetera. Quindi per mantenere per una ma certa temperatura. Esatto, quindi c'è la coperta la tela cerata. Ecco, che lei mantiene prima il calore. mi parlava, ecco, qui ecco, infatti stiamo vedendo Se proprio quello che vuole la propria, doccia dopo che ha fatto il fango e poi passa nel bagno di acqua termale con l'ozono per completare, diciamo, la cura quindi per potenziare ancora di più i benefici esatto. che, ne sono, che ne sono derivati. Ecco, Visto che stiamo parlando... Da, no, da notare cura. il rossore della pelle che quindi vuol dire che... Che fango ha fatto effetto. Eh, che, che ha fatto effetto, che c'è una vasodilatazione in atto e che quindi tutto un insieme di procedure sono state diciamo, rispettate. Ecco, ecco eh, lei prima mi parlava proprio di cura, di fangoterapia come cura. E quali patologie va a curare proprio in concreto? Beh, eh, tutte le malattie o quasi tutte le malattie reumatiche ma in modo particolare l'artrosi che è la malattia reumatica che trova il maggior giovamento dal fango e poi dal per fango. esempio tutte le, le come si può dire l'artrite reumatoide che non sia comunque in fase acuta uh -huh. eh, quindi insomma ci sono eh, vari campi di applicazione certamente, della certamente. ecco oltre alla fangoterapia eh, quali altre cure sì, proprio per il dopo, benessere del corpo. Dopo la risparmio? fangoterapia il paziente innanzitutto va in un certo tempo in camera, circa 15-30 minuti e dopo viene chiamato dal massaggiatore per il massaggio che anche questa è una delle quattro componenti della cura. Quindi viene praticato un massaggio che di solito è un massaggio curativo che può durare 15 minuti oppure 30 minuti se è il cosiddetto massaggio speciale, cioè tutto il corpo. Oppure a richiesta del paziente o su prescrizione del medico si fa anche altri tipi di massaggi, l'antistress, iuveda, linfodrenaggio, riflessologia, cioè c'è la possibilità di fare qualsiasi tipo di a massaggio. Seconda a seconda anche delle del, necessità. Esatto, esatto, del paziente. Ecco, lei prima mi ha detto le quattro fasi della cura, allora, ricordiamo un attimo quali sono queste quattro fasi. Sì, abbiamo il, il fango, uh -huh. che è la prima fase. Il primo step. Esatto, poi abbiamo il bagno termale, c'è cioè la reazione che bisogna fare in stanza e infine il massaggio. Quindi, quindi, quindi con il massaggio è diciamo, la, la, la fase conclusiva, conclusiva dove uno va quella. proprio a, a con, rilassarsi. Esatto, abbiamo comunque anche, eh, come dicevamo prima, le cure inalatorie, eh, quelle e per, che ci vorrebbero adesso ci vorrebbero a adesso a lei e poi abbiamo comunque anche la piscina dove eh, il paziente, ecco, forse è il posto che gradisce di più perché eh, insomma eh, può... Passare eh, la mezz'oretta dentro l'acqua con l'idromassaggio, eccetera. In più ha ah, la possibilità di fare della ginnastica eh, in acqua, l'acqua Gin, che si fa due volte al giorno da noi, sia il mattino da ecco, degli Certamente, si fa il mattino e il pomeriggio, eh, in orari stabiliti naturalmente. Certo. Anche lì si può fare comunque riabilitazione, abbiamo appunto eh, dei dei medici che si occupano, di queste persone, che si occupano quindi anche seguire veramente il paziente un po' a 360 gradi in quelle che sono certamente, le sue, sì, le sue sì. necessità ecco eh, infatti adesso stiamo proprio vedendo ecco. le immagini della piscina di cui ecco, stavamo sì. parlando prima e di questi corsi di Acqua Gym eh, ecco, a questo punto mi viene da chiedere eh, a Massimiliano eh, come sfruttare eh, le cure termali convenzionate con le aziende sanitarie locali, perché giustamente chi ci guarda da casa si fa anche questo tipo di ragionamento. Sì, c'è questa opzione che molto spesso non viene completamente tenuta in considerazione, ma che è importante, eh, soprattutto anche per il target di clienti con cui, cui noi lavoriamo, persone molto semplici che molto spesso non hanno grosse capacità economiche. Certo. È quello dell'impegnativa del medico, quindi su prescrizione del medico è possibile venire da noi ed avere un ciclo di 12 fanghi e 12 bagni termali oppure 12 inalazioni e 12 aerosol gratuitamente. Quindi, effettivamente, con una prescrizione del medico in cui si va a definire quella che è il tipo di cura che uno desidera e la diagnosi per cui la cura deve essere fatta, può essere completamente gratuita. Vabbè, quindi, quindi direi anche appunto una bella opportunità per chi non può permettersi privatamente di... Di ottenere eventualmente, appunto di pagarsela effettivamente, quindi è un'opportunità importante che eh, è bene in sfruttare. qualche modo sempre sfruttare perché eh, e non è da poco considerare che questa appunto è una cura medica, visto che il medico la, la può prescrivere, la deve in qualche modo prescrivere, diventa appunto importante perché eh, le persone che vengono da noi a fare... Eh, questo tipo di terapia sì. ne trovano beneficio, eh, appunto certo. la riprova è che continuano a venire di anno in anno, addirittura nel momento in cui vanno via prenotano già per l'anno successivo. successivo, ecco proprio perché ricordiamo non stiamo parlando di un qualcosa che uno fa a fini estetici, è proprio un qualcosa in che esso. in effetti cura e che provoca Provoca insomma benessere e lei signor Michelone è responsabile di questo, di questo benessere. Sì, sì. Ecco, io le chiedo, so che sono tanti anni che lei si occupa di fangoterapia, che lavora presso questa struttura e ha un ricordo particolare magari? Un commento di un ospite che ha visto particolarmente soddisfatto per il beneficio che ne ha tratto. Ma commenti ne avrei a migliaia. Dovremmo fare una puntata eh, solo di questi. Lei pensi che sabato una signora nel salutarmi mi ha detto: Sai Enzo, vedo l'ora di tornare l'anno prossimo. E questa stava facendo l'ultimo fango di quest'anno, quindi mi ha veramente. Vuol dire che veramente questa è stata contenta di quello che Penso ha avuto. Penso anche per voi una bella soddisfazione vedere che il paziente migliora, il pen, che progredisce. pensare di, 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 eh, di essere presente già l'anno prossimo, insomma, che deve ancora finire quest'anno, mi pare una bella, una bella soddisfazione anche per noi. Insomma. Beh, detto questo, a me è venuta una grandissima voglia di venire all'hotel Mamma Margherita e soprattutto eh, spero ai nostri amici da casa di aver eh, chiarito eh, qualche volevo, punto in volevo più. Volevo forse dire un'altra cosa. Sì. Cioè queste cure eh, sono indirizzate. Eh, non solo alle persone da, da, da 80 anni, voglio dire, ma ma sarebbe è? opportuno fare prevenzione, ecco appunto. Un aspetto eh, molto importante. Perché a un certo punto poi a 80 anni forse. I guai arrivano! Di... <ride> ecco, io infatti spero eh, che il messaggio che sia passato oggi sia proprio dell'utilità di queste cure, dei benefici che si possono trarre. Abbiamo un po' sfatato il mito del fango solamente a fini estetici, ma abbiamo visto quali sono le sue finalità curative. Io Grazie davvero i miei ospiti, Massimiliano Catto, direttore dell'hotel eh, Terme Mamma Margherita, il responsabile del reparto cure, il signor Enzo, Enzo Michelon, davvero grazie, grazie di essere grazie. stati con noi, di averci portato questa ventata di benessere. Come al solito saluto i miei amici da casa, vi ricordo chiacchierecaffè, chiocciolaterechiara.it per tutte quante le vostre segnalazioni. Io sono qui che le aspetto. E purtroppo, come ogni giorno, il momento delle chiacchiere è finito. È l'ora del caffè e vi do appuntamento sempre qui, Telechiara, ore 13.30. Alla prossima!